Eccoci qua, ragazzi. Un po' che non pubblico qualcosa. E, vabbè, trovare impegni, un po' non avevo voglia. E niente, vabbè, sono stato presente con foto, post vari, reel. E niente, adesso volevo farvi vedere come si montava la testa di un Daytona 100, 190, cilindro gruppo termico, il pistone MBF. E niente, dai. Testa opportunamente preparata. Valvole riprofilate, condotti lavorati, bilancieri, collettori. Già, cominciamo col primo step. Il primo step consiste nella misurazione per fare il gioco pistone-cilindro. In questo caso è un pistone MB Factory per Daytona 190, 4 valvole, pistone forgiato. Il gioco ideale dovrebbe essere intorno ai 4 centesimi. Abbiamo un 61 e 97. 97 e 5, 61 e 975. Ok, quindi con un alesametro andiamo a rilevare la misura e fare il nostro zero. Vedete? Poi inseriamo l'alesametro all'interno del cilindro che ho già provveduto a lappare perché qualche segno l'avevo al suo interno. Non voluto esagerare perché comunque è un cilindro in alluminio ricromato. E vediamo il gioco effettivo che abbiamo rilevato. Sono 5 centesimi. Nella parte più bassa, 5 centesimi e mezzo, quasi 6 centesimi, nella parte, diciamo, più usurata. Infatti si vede proprio dove il pistone arriva al punto morto inferiore. Questi sono i segni che lasciano principalmente i segmenti. Ok, quindi noi abbiamo un gioco di 5 centesimi leggermente abbondante. Io preferisco sempre avere un 4 centesimi, pistoni forgiati che hanno una dilatazione più controllata, in modo che non subisce stress termico, indurimenti nell'erogazione del motore al salire della temperatura, mentre alcune volte di pistoni originali, anche a lasciargli 8 centesimi, dilatano parecchio in maniera irregolare e rigano i cilindri, mentre un pistone forgiato è più affidabile perché mantiene le sue caratteristiche dimensionali al salire del numero della temperatura, diciamo a meno variazione rispetto, quindi diciamo mantiene sempre anche a temperatura il giusto gioco. Batteria la musica. Adesso rimettiamo ancora un po' di musica. Allora, adesso che abbiamo misurato con l'alesametro e il micrometro, li mettiamo via per ora qui e provvediamo a montare i suoi segmenti, lo suo spinotto sul motore. Qui abbiamo segmenti, spinotto, seger. Spinotto che commercializza che nel kit MB Factory, a differenza dello spinotto originale, ha una caratteristica molto ben studiata. Praticamente abbiamo
al suo interno la parte cilindrica, mentre la zona più periferica è conica. Praticamente è un spinotto più leggero rispetto a quello originale che abbiamo qui. Possiamo vedere, magari di pesarlo e vedere. Devono sempre incastrarsi. Mettiamo qua il nostro pistone. Bilancina. Come di Factory, quello standard. È reso conico nella parte periferica per, diciamo, perdere qualche grammino. Allora, bilancina. E vediamo cosa rileviamo. Oh, abbiamo circa 3 grammi di differenza. Oh, perfetto, dai. Procediamo. Olio. Io l'ho riempito col mio Silubit per assemblaggio, perché piuttosto che pucciare ogni volta il dito, mi sono trovato più comodo a usare un erogatore, perché unge da maledetti. Questo è buono quando devi fare gli assemblaggi e comunque rimane attaccato alle pareti per un periodo piuttosto prolungato rispetto all'olio tradizionale che usiamo per il motore. Una cosa curiosa è questa. Allora, parte esterna, parte interna. Infatti nella parte esterna, ext, abbiamo le nicchie per le valvole più piccole rispetto a quelle di entrata. Quindi noi cosa facciamo adesso? Io tendenzialmente lo monto così, qua vabbè, l'ha stampigliato al contrario, quindi è giusto. Fammelo controllare. Sì, ok. Quindi io metto sempre un seggio da questa parte alla parte opposta in cui andrò poi a inserire il seggio quando avrò montato il pistone, semplicemente perché mi trovo io più comodo usando la mano destra per inserire il seggio. Cerchiamo di non perforarci una mano. Ecco qua. Allora, segmenti. Prima di tutto si monta il segmento, il raschia olio. Mettiamo il raschia olio. I due seger più sottili, i due segmenti più sottili vanno ad avvolgere uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore il nostro raschia olio. Qualche tempo fa, mi ricordo, per montare i segmenti su un motore, due tempi li spaccavo, li allargavo talmente tanto che mi si aprivano in mano. Allora, ci sono due tipi di segmenti, uno col bordino cromato e l'altro no. Quello col bordino cromato è quello che andrà nella parte in cima a tutto, a contatto con la fronte di fiamma, mentre la parte con la brunita andrà nel mezzo. Quindi io faccio così. Yeah.
po' di olietto sul nostro olio magico sullo spinotto. Facciamo scorrere un po' il pistone, così si unge anche la sede dello spinotto sul pistone. Vedete come fila? Questo è quello più dolce, poi c'è quello più duro, che è quello lì che proprio fa il fila, fila come la mozzarella sulla pizza. Ok, procediamo. Ecco, una cosa da fare è mettere sempre un po' di carta nel basamento, perché se ti scappa dentro il seger, ti voglio dopo cercarlo, a meno che hai lo strumentino calamitato per tirarlo fuori. Il nostro pistone fatto, montato, scorre che è una bellezza. Un po' di carta, perché sennò gli scivola tutto dalle mani. Il nostro seger, che non mi ricordo dove l'ho messo, l'altro. Ecco, cominciamo bene. Allora, signor. Col tappetino scuro. Ah, eccolo qua. Scuro su scuro, mo si vede. Ok, andiamo adesso a mettere il secondo seger. Ecco qua, ha fatto click. Mettiamo via il nostro pistoncione. Togliamo la carta. Un po' di olio sul piede di biella. Poi, cosa importantissima, ungere bene la posizione dei segmenti. Vedete com'è? Ah, senti un bello filamentoso, quasi come la mozzarella sulla pizza. Un po' di carta per non creare degenero qua a terra. Adesso cominciamo la nostra guarnizione di base. Vi racconto, una volta a un ragazzo avevo messo un mio pilotino, ho montato il suo Daytona d'allenamento e mi ero dimenticato di mettere la guarnizione del basamento. Ma pensa te, il motore andava, a un certo punto cominciava a sfiatare, non andava. Vedete, cavolo A, cavolo A, gli intermatti. Cazzo, non c'era la guarnizione sotto. Capita. Ok, questo è il nostro pistone MBF. Il motore è opportunatamente rivisto anche questo. Cambio spessolato, rifatto il rasamento del cambio. Cambia tutte forchette, desmo. Ok, questo lo mettiamo qui, queste per ora le mettiamo qua che non ci servono. Questo non ci serve più, lo rimettiamo a posto. Allora, procediamo col cilindro. Qua mettiamo il nostro bello olietto. E uno dirà, ma l'accensione non fuma, non fumerà un po'. Sì, meglio fumare che grippare, come si dice. Vedete qua. Meglio fumare che grippare. Anche è vero, vabbè, che al momento l'accensione non è che si grippa, però non devi evitare di segnare il motore da nuovo per mancanza di lubrificazione. Mi sembra proprio il caso.
Vediamo se è tutto a posto. Tutti sono dentro, sì. Ok, perfetto. Capita a volte che la catena la si fa uscire dal pignoncino sull'albero della tua ascensione. Allora lì a volte devi smontare per fare. Invece c'è uno strumentino fatto con del fil di ferro. Prendo la mia calamita così mi tiro fuori la catena. Qua c'è la scritta al contrario, è stato stampigliato al contrario. Non fatevi ingannare dalle scritte, i timbri, quelle robe lì. Guardate sempre la forma strutturale del nostro ricambio. In questo caso abbiamo le nicchie più piccole nella parte bassa, dove c'è l'uscita esterno, ex, che è appunto la parte dove scarica. Le nicchie più grandi. Valvole e aspirazioni sono più grandi, cosa importante perché alcune volte ho visto persone che si sono fatti, diciamo, confondere un po' dal. Però vabbè, capita, ragazzi, nessuno. Ok, pulire sempre i piani, importante sempre la pulizia durante l'esecuzione. Anellini di centraggio. Che però li montiamo qua che è meglio. Eccolo qua. Qua l'ho già spianato, lavorato. Montiamo. Eh no, vedi, stavo lasciando la condizione. Ecco qua. Rimontiamo. Cosa importante è prima di tutto le nostre arnelle. E che mi avvicino così almeno mi faccio vedere meglio. Tutto in diretta, ragazzi. Va bene, dondola un po', prima o poi si ferma. Viti. Dadi. I nostri dadoni. Poi con una chiave da 12 ci avviciniamo, con una bussola da 12. Adesso ho le mani unte, faccio fatica. Ecco qua. Vediamo
metto la mia chiavetta da... Cambiamo. Allora, coppie di serraggio. Uno mi dice, giustamente uno si chiede, a quanto devo stringere, a quanto il serraggio del nostro, della nostra testa? Io faccio a 24 solitamente, 25, 24, 25 newton metro. Prendiamo l'altro che voglio prima di serrarlo realmente, voglio fargli fare un giro, tanto le valvole adesso sono sganciate, non ho... Allora, tenere sempre questo che non ti vada... Quindi, giusto per sentire che scorre tutto giusto. Dopo la prova reale si fa quando è attaccata la distribuzione, quando è montata la corona della distribuzione. Adesso l'ho posizionato, vediamo se mi va di lusso. Esatto, punto morto superiore, che corrisponde a questa lettera T che abbiamo nella parte alta, con una tacca sempre nella parte superiore del carter del motore. Ok, mettiamo nel mezzo, 24 newton. In modo incrociato ci avviciniamo senza arrivare subito al serraggio definitivo. Ci avviciniamo sempre in maniera incrociata. Perché se no, un attimo a montarla storta, fare... Quindi. Poi bisogna andare gradualmente, dolci, di quasi parlare con la chiave. Dovete instaurare un dialogo con gli attrezzi. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Scaricare sempre la dinamometrica, perché sennò si starano, perché all'interno c'è una molla, rimane sempre in tensione e potrebbe collassare e non dare un valore reale a quello che uno cerca. Le nostre viti M6 con la sua ranella in rame. Poi sarà rame, la roba qua cinese, buh. Però vabbè, questo vediamo. Ormai talmente ne fai tanti che tante volte che capisci, diciamo, a sentimento, detto proprio in maniera volgare, a sentimento quanti, a che serraggio sei, Poi il nostro collettore nel raccordato, lavorato, anche qua ci sono lavorati anche gli scalini con la giunzione col manicotto in gomma. E però devo capire quali sono le sue viti adesso. Questa no. Queste due sono le viti. Questa è quella del collettore, se te ne manca una, vabbè, sarà dentro nell'altra vaschetta, eccole qua. Infatti ne ha uno alto e uno basso, quello lungo va su quello alto, quello basso va su quello basso. Una cosa importantissima, cercare di capire
il centraggio del collettore di aspirazione. Come facciamo? Semplice. Io vado col dito, sennò quando non puoi arrivarci, con uno strumento, con un endoscopio, lo si trova anche su Amazon per cellulari, quelle robe lì, che non sembra, ma ti aiuta tantissimo, soprattutto quando nei posti inaccessibili. Ditone, smolliamo un attimo, così possiamo controllare che sia tutto, che non ci siano scalini negativi, che sono nocivi per lo scorrimento della miscela in aspirazione. Stessa cosa anche col collettorino in gomma. Ogni tanto sparisce la musica. Adesso il gioco valvole l'ho fatto, però giusto per diritto di cronaca, per dovere di cronaca, lo rifacciamo così almeno. Vediamo insieme come la procedura. Oh, il nostro collettore è montato. Mettiamo dentro della carta, non fa entrare corpi estranei. Ok. Adesso procediamo a montare la coroncina di distribuzione. Adesso vediamo se riesco ad avvicinarmi ancora. Almeno ecco qua, che dite? Si vede bene così, ecco, ho tolto la coroncina, eccola, si vede bene, sì, dai che si vede bene, questo spostiamo perché ecco qua. Allora, adesso si fa confusione con il depressore, questa giù qua, che a volte capita che se ne trovano di che funzionano al contrario, che girati, e è capitato anche quello, però problemi di fondo non ne ho mai notati personalmente. Allora, qua tacche non ce n'è, però vabbè, si sa benissimo che queste tacche devono corrispondere in maniera longitudinale fra il perno dell'albero motore e diciamo noi ci creiamo un asse immaginario che è quella la nostra linea della distribuzione, della giusta messa in fase. Ok, adesso cominciamo. Vediamo, tacca sopra. E qua traslo ancora un dentino, non si è messi, tacca sopra. Questa è la nostra distribuzione ideale, giusto? Qua coincide con questa tacchetta, qua abbiamo la nostra linea immaginaria. Adesso vado a prendere i due fori che abbiamo qui, con le nostre due viti, però prima dobbiamo montare. Allora, è semplice, guardate bene. Qua c'è un microforo. Questa mollettina qua deve entrare nel buchino. Ok. Quest'altro che avanza fuori, lembo della molla, va esattamente qui, così. Vedete come è fatto? Questa linguetta va a trattenere il perno all'interno del suo foro. E noi andremo a montare così. Ecco qua. Prendo la chiave, mi riesce più comodo.
Andare. Una cosa importantissima, ecco, aspettato giusto, cosa importantissima, adesso proviamo a farlo girare, però col dito simulo la spinta del tendicatena. Controllo che non ci siano collisioni o comunque. Questo scatto che sentite è il depressore. Tanto poi, una volta in moto, non si sgancia perché la forza centrifuga della rotazione stessa terrà verso l'esterno questo contrappeso e non avrà più l'effetto del depressore. Ok, quindi adesso noi che qua ci siamo, montiamo il nostro tenditore. Come facciamo? Svitiamo la vite, solitamente si usa con la chiave da 10, premiamo su questa linguetta e mandiamo su il tenditore. Lo fissiamo. La nostra chiave da 8. Prendiamo la nostra chiavetta da 8. Possiamo rinfilare la nostra vite, andrà a spingere il cursore al suo interno, chiave da 10, un altro giro per sicurezza, perfetto, e cosa faccio adesso? Con la mano sinistra tengo la chiave qua, con la mano destra serro il nostro, la nostra puleggia. Boh, perfetto. Qua abbiamo quindi ci rimettiamo in posizione, abbiamo di nuovo la nostra puleggia in posizione. Anche dall'altra parte, quando comincio a premere la valvola, abbiamo sempre la nostra posizione esatta. Perfetto. Poi il gioco valvole, facendo un mezzo disastro. Il gioco valvole, come lo facciamo? Niente, prendiamo nostro spessimetro, io cerco di rimanere sull'aspirazione un decimo, ma molto ristretto però, a volte anche 0,8 centesimi. Quindi abbiamo il nostro decimo sull'aspirazione, entra quasi a fatica, se non addirittura non entra proprio. Quindi cosa faccio? Meglio che magari mi allargo un attimino, anche perché avendo riprofilato le valvole, rifatto il contatto degli anelli di tenuta, consumando la valvola, cioè consumando, adattandosi il piano della chiusura della valvola e l'anello di tenuta, le valvole tenderanno a restringersi il gioco valvole. Quindi ripristiniamolo, io faccio sempre un controllo gioco valvole quando monto tutta la testa. Ok, allora mettiamo il nostro decimino, perché questo si muove, sì. Ma montando il nostro decimino qui abbiamo la valvola in questa, la vite in questa posizione. Dato che molti usano lo strumentino che è io lo strumentino non ce l'ho, ho gli attrezzi proprio
libro, grazie al workshop. Giocovallo, perfetto. E adesso anche dall'altra parte. Stesso discorso, teniamo in posizione la vite e serriamo adesso sì, entra giusta. Sullo scarico invece siamo sempre un po' risicati, sempre con quel decimino. Lo scarico è solitamente sto su, allora se sto tendenzialmente più sotto del decimo sull'aspirazione, ipoteticamente 0,8 centesimi, lavorando con la lamina da un decimo, sullo scarico sto a 12 centesimi, quindi diciamo smanacciando un po' con la lamina da 15. Come facciamo? Nostra lamina da 15 non entra, oddio, entra, molto forzata, mentre il decimo che abbiamo usato prima, in teoria deve entrare libero. Forse anche un po' troppo obbligato, quindi come facciamo? Adesso sto facendo così perché l'ho già fatto in precedenza, però adesso sono degli aggiustamenti che faccio. Tanti alcuni mi diranno, ma cavolo, non ci ho capito una sega. No, dai, non è difficile. Adesso serriamo e vediamo. Decimo passa. Decimo passa. Decimo, decimo e mezzo. Poi c'è tutto l'osside sopra. Questo è un decimo. Decimo e mezzo. Mi allargo ancora un pelo, dai, che forse è meglio. Riproviamo, 15 passa sforzato, il 15 passa sforzato, perfetto, qua siamo a posto, pulire sempre i piani, questo l'abbiamo stretto, questo l'abbiamo stretti, adesso montiamo il coperchio delle valvole. Avendo sempre accortezza di pulire bene i piani e rimuovere questi, come si dice, questi avanzi di guarnizione che si sono tagliati. Importantissimo, ragazzi, la pulizia, che non ci siano residui di ogni genere, per avere sempre una buonissima tenuta, perché a volte questi già alcuni trasudano e perdono, che è un piacere. Lo R che ci sia sempre, perché è una tragedia questi qua. Buttano fuori olio, che è un piacere da ogni orifizio. È anche vero che sono riuscito, ho trovato un sistema, un modo per non far diciamo uscire olio dallo sfiato posteriore. Fenomeno che hanno lamentato veramente in tanti. E poi qualcuno non ha trovato rimedio. Io l'ho trovato il rimedio, ovviamente non ve lo dico, perché è una cazzata, nel senso, cosa si accentua di più quando ci sono giochi troppo
laschi, chiamiamo così, tra cilindri e pistoni, perché dopo i motori incominciano a soffrire di blue body. Praticamente ad ogni ciclo dell'olio viene la pressione che si crea nella camera di combustione si trasferisce nella camera di manovella e l'olio che al suo interno viene pompato fuori da qualche parte, ovviamente dallo sfilato. Ok, qua abbiamo chiuso, fatto il gioco valvole, distribuzione di un bel Daytona bombardato dal sottoscritto. No, ragazzi, ci vediamo alla prossima e vedrò di fare più video, mi sarà un po' più di tempo insieme. Grazie, ragazzi. Ciao.